Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono tornato su Crash Bandicoot e sono qui per aggiustare il microfono, ma a parte dobbiamo fare questo livello mi piace. E qua so cazzi. Oddio, salta, non mi interessa vedere il video. Perché la storia non ci interessa, non ci interessa fare i livelli. Poi la storia ve la andate a cercare su Wikipedia, anche se non c'è una storia ben precisa. Ho guadagnato un frutto Wumpa, come sono uscito? Allora, qua avevo vinto tutte le due gemme sulla PlayStation quando ero piccolo. Perciò ora devo riuscirci ancora meglio. Allora, setta. Che sto coglione qua che da dietro. Ho lasciato i frutti Wumpa, sì ragazzi, li ho lasciati perché vi ho detto, il mio scopo non è catturare i frutti Wumpa. Perché catturare? Il mio scopo non è. La scatola esplosa a cazzo. Non è raccogliere tutti i frutti Wumpa, ma distruggere tutte le scatole. Perché io può. Guardate. Facciamo esplodere i tenetti, guardate raga. Guardate che divertimento, io mi divertivo da piccolo. Uno A. Ok. No, mi divertivo. Scusa, ma più del dorato non riesco a farlo diventare? Cioè, più di essere shiny questo... Questo acqua. Ah, ecco, ora capisco perché non riesco a farlo diventare. Ogni volta lo perdo. Vaffanculo, coglione. Vedete questo qua? C'è bisogno di almeno aver vinto la gemma e aver finito questa rina per entrare. Sì. Ok, 62, 68. Oh, la nitro. No, la nitro non la devo toccare. La nitro, ragazzi, non la devo toccare. Ecco, meno male. Mo devo cadere nella lava di nuovo. Ecco qua. Questo è il livello bonus del cazzo. Guardate come corre nel vuoto. Ma che cazzo fa? No, dai. Andiamo. Uff. Oh, dai. Cazzo, vaffanculo, mi sono rotto il coglione. Non posso fare il doppio salto, non ce l'ho, non c'era ancora, però. Mamma mia. Guardate. Non c'era ancora il doppio salto. Non essendo ancora da doppio salto, però l'ho preso lo stesso. Guardate. Che cazzo di faccia che fa. Oddio. Il culo di merda che c'ha. Muori. Cioè, i giochi della mia infanzia sono questi. Dai raga, io ci ho perso le giornate, le ore intere su sto ca di gioco. Sto ca di gioco. Veloce. Un coglione. Allora, qua è difficile, raga. Qua è difficile. Qua se non riesco a prenderlo una volta, non posso più prenderlo, infatti. Infatti, non posso più prendere niente fino a quando non prendo il doppio salto, quindi non posso vincere la gemma. Uffa. Fanculo, mi sono incazzato. Ma io le rompo le stesse, le scatole, ma no. Ora non le rompo più. Rompo solo quelle del checkpoint. Tanto non la prenderò mai la gemma, in questo caso. La gemma, quella cosa grigia, sapete? Voi. Muori, stronzo. Wow. Ma perché? Meno male che ho detto che non dovevo più rompere le scatole, l'ho rotto lo stesso. Perché io rompo solo le... avete visto? È un'arte rompere le scatole. Ecco, ho perso pure l'altro acqua. Come fa? Esplodono le nitro. Lo sapevo, guarda. Che coglioni proprio. Proprio fieri. Ok, non so, non ho mai capito cosa serva quel blocco verde, però lo clicco lo stesso. Ah, mo sta un altro livello che rompe veramente il cazzo. Un altro livello che mi fa scattare le bestemmie. Anche se io non bestemmio, ragazzi, non bestemmio. Spero di essere diventato bravo in questo livello, perché non è molto che non lo faccio. Sì, naturalmente cade giù e arriva Cuco. Sì, si chiama Cuco la ragazza. Questo è l'ultimo livello e poi dovrebbe sbloccarsi l'altra arena, se non sbaglio. Allora, qua dovrei andare in giro qua, intorno all'isola, a raccogliere frutti Wumpa, finire il livello di merda che è. Vai. Cioè, sono diventato bravo pure in questo livello. No, è troppo facile giocare allora. Mi sa che non dovevo farlo. Mi sa che non dovevo proprio incominciare la serie in questo caso, visto che sono diventato così bravo. Bravo. Ah, di qua. Vado a raccogliere tutte le scatole se riesco. Infatti non ce la faccio, vaffanculo. Finiamo il livello. Fino a quando non arriviamo ai livelli più estremi. Crash Bandicoot 3, siccome è stata la mia infanzia, è stato molto più facile naturalmente farlo.
perché ci gioco da una vita. Se fosse stato un Crash Bandicoot 2 o perfino il primo, forse non ci sarei riuscito così tanto. Sarebbe stato così tanto facile. Vabbè, ormai ho incominciato il 3, finiamo il 3. Vediamo fino a che punto riuscirò ad arrivare. Coglione. Un altro coglione. Vai, muoviti. Un checkpoint. No, quello lo devo prendere per forza. Quello lo devo prendere per forza. Ritorno indietro. Mamma mia, che palle. Cazzo. Difficile. Non è difficile, che palluso certe volte. Che cazzo. Grande, ragazzi, grande. Grande, grande, grande. Grandissimo. Grandioso. C'è il naso che mi prude. Qualcosa è successo. Allora, c'è questo coglione qua con la barca. Ah, è finito il livello già. Madonna, da quanto tempo che non lo faccio. Quando ero piccolino. Si finiva qua dentro, forse è l'unico. Che cazzo è successo? L'unico livello che finiva qua dentro. Ah, ecco, mo so cazzi, mo so cazzi. Mo c'è il livello con i controcazzi che non riesco nemmeno a fare. Eccolo là. Il livello dopo aver finito tutte e 5 si passa a questo, così via. Mo Crash lo deve fare. Beh, c'erano livelli che ancora non riesco a fare, ci sono. Ma questo qua non ricordo bene, perché questo qua, cioè, guardate quanto cazzo è difficile. Cioè, è difficile, è strano. Clicca, clicca, non voglio vedere la faccia di quello che esce. Infatti ve la farò vedere alla fine la faccia. Oh, non mi ricordo. Oddio, quanto è brutto. Neo Cortez. Eccolo qua, Tiny Tiger. Tiny Tiger, non mi ricordo come cazzo si chiama. E spacca, spacca le colonne, che è proprio un filo proprio. Allora, ora so cazzi, guardate mo. Guardate adesso. Ah, mi vuole cercare di schiacciare. Cioè, guardalo. Ok, e lo dovrei togliere tutta la vita. Tre volte dovrebbe accadere. Però guardate ora, guardate. Ah! Ecco cosa intendevo. No, mi ha mangiato il leone. No. È brutto che bisogna rifare da capo. Bisogna rifare da capo. Madonna. Che palle. Muori. Bisogna rifare da capo. Ma perché ha fatto questo? Guardate. Guardateli. Oddio. Oddio, non ce l'ha. No. Madonna. Madonna. Allora, mettiamoci d'accordo qua. Dobbiamo cercare di farlo bene. Che cazzo però. Non è facile. Non è facile. Stavolta non mi disconce. Non troppo. Quante vite mi sono rimaste? 20 vite, 100, dai. 19 vite. Però ragazzi, non si può stare tutta una giornata qui. Madonna. Lezzo. Sto livello penzola. Sudicio sto livello. Wow, wow, wow. Wow. Col cazzo che mi fa. Ah, ecco, se io mi sposto di qua escono i leoni di qua. Se io mi sposto dal centro non escono più i leoni. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Purtroppo. No, che cazzo è successo? Mi ha schiacciato. Ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? No, madonna. No. E se mi piazzo qua escono i leoni di qua. Se mi piazzo qua escono i leoni di qua. Ah, ho capito bene come funziona. Ma no, ma stavi in volo. Io stavo in volo. Cazzo, stavo usando volo. Fanculo coglione. Stronzo di merda. Tu non meriti di vivere. Quante vite sono rimaste? 17. Cercare di farcela. Eccolo la cache dal centro. Ma io non so se salto sopra. Ecco, posso farlo, posso ucciderli saltando di sopra. Ecco qua. Brutto, si ricomincia da capo. No, cazzo. Sì. Dai, l'ultima. Wow. Dai, mi devo concentrare. Però non esce niente da quel buco, eccolo là. Lo chiama, l'ultima volta, l'ultima volta. Scappa, scappa, fuggi, corri, scappa, c'è il Nemesis. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta, aspetta che ci salto un po' so. Ah, ora posso premere cerchio per fare scivolata, una cosa del genere, ho letto. Ok, ce l'ho fatta, non voglio vedere il video introduttivo perché non ci interessa. E vi saluto perché sennò il video si prolunga più di tanto. E... mamma mia quanto è brutto.
Mi sembro lunga più di tanto. Va bene ragazzi, ciao a tutti ragazzi. Ciao, ecco la seconda rina. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao ciao.